Pier Sant'Andrea è il primogenito di questi Sant'Andrea, una famiglia molto, molto ricca, molto in qualche modo potente. Però alla fine è il mito del padre, però non ha le caratteristiche, cerca di seguire le orme del padre, ma non ne ha le qualità, fondamentalmente. E il personaggio mi sembra un po' una vittima di se stessa, in qualche modo, e delle sue fumose immaginazioni. Cosa dire d'altro? Leggendo e facendo il personaggio, la tentazione, visto anche tutta la storia, la tentazione di farne un po' di commedia, è stata grande, però non si poteva, e quindi un pochino l'ho lasciato per com'era, cercando qua e là di appunto far vedere quello che non riusciva a fare fondamentalmente della propria vita. Quello che mi ha fatto accettare questo lavoro fondamentalmente era beh, inizialmente ci doveva essere Philippe Leroy, che per me era sempre stato un mito fin dai tempi di Leonardo, fin dai tempi di Sandokan e tutto, per cui inizialmente il primo input era di lavorare con un attore che stimavo molto, e per il piacere appunto di lavorare con questi grandi personaggi. E poi dopo sono successe delle altre cose, ma è andata benissimo perché il gruppo di lavoro è risultato molto 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 carino, siamo tutti molto d'accordo, ci siamo divertiti anche parecchio, perché tutte le volte che si lavora fuori sede, fuori Roma, c'è sempre dei motivi di aggregazione tra la troupe che raramente si raggiungono quando si lavora a Roma.